10x10. Il nostro è un viaggio per tracciare i tratti salienti delle biografie di alcune grandi fotografe. Lo studio è Mozzafiato, l'agorà del Mudeg di Milano. 10x10, 10 ritratti per 10 donne che hanno cambiato la storia della fotografia. Imogen Cunningham nasce in Oregon nel 1883. Voi però non dovete pensare a un ambiente piuttosto conservatore come erano gli Stati Uniti della fine del XIX secolo, perché in realtà Imogen Cunningham ha dei genitori molto particolari. Cresce in una comune, cresce molto libera, ha una grande passione per le piante e fin dal liceo si appassiona alla fotografia della natura. Il padre la seconda, le costruisce una camera oscura e le compra anche una macchina fotografica. All'università decide di studiare botanica e diventa nota nella sua facoltà proprio perché diventa una sorta di archivista per immagini, fotografa qualunque pianta e non solo le piante, fotografa i paesaggi e qualunque cosa sia naturale. Però le viene un nuovo istinto, che è quello di fotografare le persone. Imogen Cunningham ci dirà: l'alba arriva ogni giorno, quindi io la natura la posso fotografare sempre, tutti i giorni. Le persone invece cambiano sempre. Inizierà a fotografare le persone, ma nello stesso periodo vince una borsa di studio. Si trasferisce a Dresda per studiare chimica. È l'unica donna del suo corso, ma va anche detto che è una delle pochissime fotografe donne della sua epoca. Studia chimica, ma tutto quello che impara all'università lo usa per la fotografia. Riesce infatti a inventare una tecnica per velocizzare attraverso il processo chimico le tecniche di stampa. Non smette mai di fotografare, è ossessionata dalla fotografia, tanto che si trasferisce a Seattle e apre un suo studio. I suoi ritratti diventano famosissimi, ne parla tutta la città. Riesce a diventare in poco tempo la fotografa delle grandi personalità della cultura di quel tempo, da Frida Kahlo a Man Ray fino a Martha Graham. Saranno proprio le fotografie di Martha Graham, coreografa e ballerina, a renderla celebre. Queste fotografie hanno un sapore surrealista. Imogen Cunningham è davvero capace di capire il carattere delle persone e di riassumerlo in una sola immagine. Le sue sono immagini eteree, ma allo stesso tempo vere, non si percepisce nulla di fasullo, anche quando è lei a suggerire i movimenti al suo soggetto, che è fermo, ma allo stesso tempo sembra sempre in procinto di muoversi. Sembrano dei film da fermi. Si impone nel panorama artistico e entra a far parte della Compagnia degli Artisti negli Stati Uniti. Tutti i giornali del mondo fanno a gara per pubblicare le foto di Imogen Cunningham, ma lei allo stesso tempo porta avanti un'attività intellettuale molto forte applicata alla fotografia e tra le fondatrici del gruppo F64, un gruppo importantissimo che ha fatto storia, che teorizzava una messa a fuoco nitida che impedisse qualsiasi tipo di manipolazione. Imogen Cunningham in quel periodo ha una carriera che va molto bene, guadagna molto bene e lo fa con la fotografia in studio. Lei però sembra disinteressarsi al guadagno, vuole scendere in strada perché le interessa la realtà, la vita vera, non le interessa costruire una storia, ma andare a cercare una storia. E in tutte le sue immagini, anche in quelle fatte per strada, c'è una costruzione pittorica. Lei non interviene, ma è molto presente, va a cercare le storie personali, quei volti che vogliono essere veramente capiti, e in un'immagine sola riesce a racchiudere tante e tante storie. Imogen Cunningham sarebbe potuta diventare ricchissima con il lavoro per i giornali, ma lei non vuole più ascoltare direttori artistici o giornalisti, vuole ascoltare solamente se stessa, vuole dedicarsi completamente all'arte. Lo farà, ci riuscirà e andrà anche a insegnare in un istituto molto importante, la California School of Fine Arts. La Cunningham è stata davvero una grande fotografa e penso sia davvero importante ricordare questo perché nella storia, nella sua biografia,
prevale sempre quella dimensione più politica e sociale, perché lei è stata sicuramente anche una grande femminista, una delle prime donne ad occuparsi professionalmente di fotografia. Io credo che forse sia sufficiente guardare una delle sue primissime immagini di nudo del 1928, Triangles, un nudo bellissimo, quasi un focus ravvicinato su una figura femminile con una composizione davvero straordinaria. Ha lavorato con il grande Sheriff Curtis, che ha documentato tutta la vicenda degli indiani d'America, e poi ha fatto parte di questo F-64 con Ansel Adams, che guidava tutta la banda di fotografi che voleva assolutamente tutto a fuoco con questa grande profondità di campo. Io penso che però lei sia più avvicinabile in termini di stile, di linguaggio, a Edward Weston più che ad Ansel Adams, così come i suoi fiori, le sue fotografie definite quasi di botanica, è veramente importante paragonarle a quello che è stato poi il lavoro di Robert Mapplethorpe. Imogen Cunningham nella sua lunghissima vita ha fotografato tantissimo e le sue fotografie sono finite nei musei più importanti del mondo. Lei aveva capito il valore del suo lavoro e per questo negli ultimi anni ha fondato l'Imogen Cunningham Trust, un istituto che aveva proprio il compito di conservare e di valorizzare il suo patrimonio. Si spegne all'età di 93 anni nella sua casa di San Francisco. Di lei non rimangono solo alcune delle immagini più iconiche del secolo scorso, ma rimane una grande eredità. Imogen Cunningham è stata una pioniera per l'universo femminile, per la fotografia, per l'arte, un'arte, la sua, che durerà per sempre.